Capaci, via D'Amelio, Roma e Firenze. Fu la stessa persona, ora in carcere, a fornire l'esplosivo per le stragi che insanguinarono l'Italia tra il 92 e il 94. Il tritolo fu recapitato alla mafia da un pescatore, Cosimo D'Amato, sostengono i PM di Firenze, che indagano sulle stragi del 93. Cugino del boss palermitano Lonigro, D'Amato recuperava l'esplosivo da bombe di profondità lanciate dagli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. La quantità di esplosivo tirato fuori dal mare di Porticello è fatto di centinaia e centinaia di chili. Fondamentale per l'arresto di D'Amato, l'indicazione fornita dal pentito Gaspare Spatuzza, ex boss di Brancaccio. La direzione distrettuale antimafia ha accertato che i primi trasferimenti di tritolo avvennero nell'aprile del 92, poco tempo prima delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.